Il suo compleanno. Quanti anni fa? 24. 24 gattini e 2 anni umani. Sei comodo? Milord. Oggi è il mio compleanno. Servitemi e riveritemi come tutti i giorni. Noi siamo parcheggiati in questo spot fatto per caso. Molto carino. Niente, è un incrocio di una strada. Però molto tranquillo. Passa una macchina ogni tanto. Ci fermiamo un attimo qua e aspettiamo che scenda un po' la temperatura e dopodiché andiamo al Viettorn. Vado a preparare un dolce per Sacchettino, poi mangeremo noi. Perché non abbiamo trovato una panetteria e quindi niente, facciamo un dolcino fai da te. Prova a fare anche a forma di cuore, dai. Puoi capire, cioccolato fuso con del cocco. Ah, ci facciamo anche un bel limoncello fatto in casa. Caffè. Caffè? E poi? Stiamo bevendo un po' troppi caffè in sti giorni. Non lo facciamo. No, caffè. No, beh, oggi sì ancora, dai, così. Allora, siamo a Gheton, che sì, che è un paesino famoso per essere raggiungibile solamente a piedi o con una barchetta nella zona centrale. Quindi abbiamo parcheggiato fuori e adesso andiamo un po' a scoprirlo. Allora, ieri eravamo nella città col più grande parcheggio per bici, se non mi ricordo male. Sì. A meno che non sia stato battuto da... così diceva. Così diceva, però mi sa che è stato battuto da Utrecht. E oggi invece siamo l'opposto, il più grande parcheggio di barche. Cavolo, tutte barchettine. Primo ponte, li facciamo tutti? Comunque, se potete venite il giorno che c'è meno casino. Cos'è che volevi dire ancora? Mi sono dimenticata di dire che quasi tutte le casette erano sette in paglia, almeno così ho letto. Un'altra cosa che Sara si è dimenticata, perché Sara si dimentica tutto, è che sono 177 o 6 ponti. 3.000 abitanti. E 3.000 abitanti. Tu hai una casa così, poi come facciamo col Sacchettino che scappa? No, non scappa. Sì, sì, va a farsi tutti i giri, sì, sì. Bella, bellissima. Va tutti in giro. Ma guarda che manovra che deve fare per entrare nel canale. Piccolo pieroghi. Siamo stanchi. Botta questo paesino. 10 più. Abbiamo dormito su un canale. Adesso andiamo a fare due passi in questo paesino che si chiama, non lo so, non metterò il nome. E andiamo a informarci perché qui venerdì sera c'è una festività molto carina dove ci sono dei carri che passano sul canale. Quindi cosa che abbiamo preso? Allora, sono andata al supermercato, ho comprato i biglietti per un festival, quello delle gondole. 7,50 euro a testa, durerà dalle 8 alle 11, passano tutte queste gondole fiorite. E stasera cosa vai a fare? Voglio andare a dare una mano a costruirle. This one? Okay. Put it from this way to the other side, yes? Okay, from the top? Yes. Tot zo, this side. Not long, yeah? Okay, yeah. Not long. Sì, togli questo, togli tutta la parte verde così, poi pigli un piedino, va bene. E lo pianti. Glielo pigi piano piano. Vuoi dire quanto aiuto abbiamo dato? Buono, è il secondo che facciamo, è buono. Brava. Pensi che sia finita? Arriva l'uomo del monte che ne porta altri. Fino alle 2 del mattino andiamo avanti. Dopo la terza birra è cambiato il colore. Sì, è uguale, Sara. No, lui ne toglie un po' di perfetto.
qua in pratica vanno fino alle 2 a bere, mangiare, mangiare, bere, bere, mangiare, mangiare, bere. Niente, non hanno pensato però all'alternativa veggie. È vero. Dai, basta. Vai. Hai visto? No, si finiscono giù e lassù. Che figo. Bello però, è tipo il mondo nella lampadina. Non ci sta? Sta con noi, dai. Faceva freddo, eravamo stanchi, stava fame. Ma magari domani, se stanno ancora andando avanti, subito dopo pranzo diamo ancora una mano. Comunque beh, dai. Carino, molto carino, noi non capivamo un tubo di niente. Sentivamo solo shishu. Però ci siamo divertiti a tradurre a caso cosa dicevano, tipo a un certo punto pensavano tipo guarda questi che stanno sbagliando tutto, ci faranno perdere. E tra l'altro non contenti. Bello, molto carino. Devo dire un'altra cosa, non stavo contenti. Mangio ancora una cosa io. Vedi tu mangi, volevo dire. Non contenti. Ci hanno detto che praticamente la prossima settimana ci hanno invitato perché dall'altra parte, a tipo 3 km di qui, c'è un altro villaggio dove fanno la stessa cosa. Però sulle macchine. Però sulle, sì no, su strada. Praticamente è il nostro carnevale. E sostanzialmente questi qua praticamente si fanno tipo una settimana a Montalfiori, finito staccano e si fanno un'altra settimana a Montalfiori. No, il dito. Sì, tanto le mani sono nere. Sono nere. Hanno di qua di vederlo. Sono nere. Speriamo di vincere. Che vinceremo? Sì. Niente. Niente. Andiamo a dormire. Sai che vai a salutare i concorrenti? Stiamo vedendo i primi concorrenti passare proprio davanti a noi. Un'altra barca che sta cercando di uscire ma sta avendo grosse difficoltà. Mi sa che pesa troppo. Andate, partita! Comunque abbiamo scoperto che non sono tutte fatte di fiori. Attualmente due, ne abbiamo visto due di fiori, una sì. Solo un pezzettino. Una tipo con quella carta, come si chiama? Testa. No. Carta in gesso? No. Non lo so. Non mi ricordo il termine. Comunque, sì, tipo... Vabbè, se mi viene ve lo dico. Alla fine, con la forza bruta, l'hanno tirata fuori. Anche se il problema è che è troppo lunga. Ci raccontava un signore che tutti gli anni c'è sempre questo problema. Le fanno troppo lunghe e poi si piantano e non riescono a farle uscire. In the 19, because this road, you see here? Yeah. That one, it was to the outside world, let's put it that way, was built in 58. Oh, really? So before that, there was only water. So if you see all the old buildings here, the front door is at the water side. Okay, yes. So because that was the way to transport, and even with funerals, it's all on the water. All on the water. All on the water, yeah, yeah. And yeah. Really, yes. So every family had a boat. Yeah, everybody. Still, everybody has a boat. So yes, simply to go to the doctor. Or yeah, it's all boat. Or the doctor came here. And, yeah. So tonight you see the parade. Yeah. Mm-hmm. It starts about 8 o'clock. First we go from the church. We go this way, and we end up there, just across the bridge. Yes. Okay. And then at 9:15, we turn on the lights. Okay. And then we go that way. Una cosa che non ho registrato è che ha detto che le bandiere sono al contrario perché sono in protesta. Stavamo che c'erano le bandiere sulle macchine, io a Sara ho detto è strano che hanno queste bandiere, boh. E poi abbiamo scoperto... Bandiere al rovescio, un segno di protesta. In protesta. Ce l'hanno col governo che vuole portare via le terre. È stato interessante? Sì, molto, molto piacevole anche lui. Ci ha fatto piacere perché è arrivato, è stato a parlare, è stato molto bello, molto molto bello. E quindi ci ha raccontato un po' la storia di questo posto. Qua è tipo una mega manifestazione dove da 75 anni. Da 75 anni, sì. E ci sono stati due anni di stop. Si è interrotta proprio solo per il Covid. E... All'inizio partecipavano tantissime persone in più perché c'erano tanti più giovani. Adesso col fatto che i giovani magari vanno a studiare all'estero o sono all'università. O comunque non ci sono più giovani. Hanno ridotto anche il numero delle barche da 12-13 che erano. Sono diventate 9. Il signore ha detto che c'è tutto il paese che parlava di una ragazza che andava in giro col gattino e poi mi hanno vista ieri sera e mi hanno fermata. Sì, anche perché ha detto che qua, vabbè, d'estate delirio, però sono 500 persone. In inverno sì, sono 500 quindi persone. Quindi si conoscono tutti. Si conoscono. E quindi facile che... Che si sia sparsa la voce di questi due pazzi stranieri.
Ehi, pieroghi, cosa fai lì? Mi ripoglio, non ti piace il caldo. Dove che stiamo andando? A vedere la sfilata. Pierino Pierotti, ciao, state qua. Siete bravi, eh? If the temperature is good in the caravan camping. Yeah, that's okay. It's okay. Perfect. It's okay, it's perfect. Thank you. I wish you lots of happiness. Thank you so much. Praticamente ormai ci fermano perché dove abbiamo lasciato cane e gatto. Questo non so dove l'ha seduto lì, non so, vabbè, comunque. Ma dove sono il cane e il gatto? Chiusi, ma stanno bene, non fa caldo per loro, no? Tranquilla, abbiamo controllato. Oh, finalmente sono ritornati. Che giro! Con le lucine! Io ti do ascolto, capito?